Buongiorno a tutti e benvenuti a questo editoriale. Oggi riparliamo di un movimento politico, il Movimento 5 Stelle, nato poco tempo fa, pochi anni fa, in contrapposizione al sistema. Era così che il suo leader, Beppe Grillo, diceva, dove si doveva puntare al centralità del Parlamento, a riessere protagonisti, noi ultimi attraverso le piattaforme Rousseau, eccetera, eccetera, le sappiamo tutti. Qui noi abbiamo criticato più volte questa impostazione, dicendo che chi entra nel sistema, nella stanza dei bottoni, deve omologarsi o altrimenti viene espulso, ma non solo, dicevamo che questa è un'operazione ottima della borghesia più vecchia del mondo, cioè la borghesia italiana, per riuscire a canalizzare il malcontento che ci poteva essere, portarlo in Parlamento e poi omologarlo. Perché in Italia si notava non ci sono state le manifestazioni tipo i gilet gialli o altre manifestazioni in Germania contro questa politica di sacrifici e quello che abbiamo sempre detto. Ebbene, nel Movimento 5 Stelle venne riportato pochi giorni fa, cioè il 2 ottobre, una dichiarazione di Battista, il quale diciamo ci stiamo omologando, così è la fine. E cosa dice di Battista? Dice: a me non suscita nessuna sorpresa sentire parlare di indebolimento del Movimento 5 Stelle. Lo scandalo sta nel dirlo o nel fingere che non stia succedendo, in nome di bloccare le destre che, per carità, è giusto, il Movimento 5 Stelle ha rinunciato ad essere un'alternativa e per tenere il passo, anziché porsi da esempio, sta pian piano mutando le caratteristiche, mutuando, scusate, le caratteristiche degli altri partiti. Nessuna rivoluzione, nessun cambiamento, solo omologazione. Ecco qual è com'è il risultato. Il risultato era stato giustamente previsto, ma non dal sottoscritto, ma la storia sta ad indicare questo, che chi pensa di cambiare il sistema all'interno, pian piano viene omologato e viene risucchiato su di lui. Lo stesso Amadeo Bordiga, il fondatore del Partito Comunista d'Italia del 1921, ha lasciato molti scritti, li potete trovare anche su internet, sul fatto dell'entrismo. Criticava anche Lenin su questo, sull'entrismo, quindi entrare in Parlamento e cambiare all'interno il sistema era fattibile. Lui diceva: no, non è possibile cambiare all'interno perché ci sono meccanismi, perché vieni conglobato e di conseguenza vieni annullato. L'altra cosa è interessante, sempre per la omologazione, quando entri nel sistema, è uno dei punti che il Movimento 5 Stelle criticava i governi precedenti, era il fatto che non, il Parlamento non era più centrale, dove si passava attraverso decreti legge, non c'era, il Parlamento non poteva più discutere di niente. Ebbene, una notizia del Corriere della Sera del 3 ottobre, quindi recentissima, la Casellati, che è presidente del Senato, diceva a una conferenza nella inaugurazione, scusate, della seconda edizione della Scuola dell'Associazione fino a prova contraria, dice questo: la Costituzione
dice che le Camere sono il centro dell'azione legislativa e con esse il governo deve interloquire. Il Presidente, quindi l'articolo del Corriere di Sera continuava, il Presidente ha aggiunto che pesa certamente l'aver gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso esagerato ai decreti della Presidenza del Consiglio, emanati senza preventiva consultazione con un voto al Parlamento, ma su cui grava soprattutto il ricorso troppo frequente a decreti del contenuto omnibus, per di più blindati dal governo con il voto di fiducia, sulle quali un ramo del Parlamento finisce per non toccar palla. Ecco, l'omologazione, cioè prima il Movimento 5 Stelle criticava i governi precedenti, ora lui ha due tornate, prima con la Lega, adesso col PD. Sta facendo le stesse cose, si sta omologando, ma per il fatto della velocità, quindi di decisione, ne parleremo più ampiamente una prossima volta. Ciao a tutti e grazie per avermi ascoltato. While